Sì. Vai, vai. Chiama scusa, Mastuzzo, a più subito, sto arrivando di corso, l'ultima maglietta, poi siamo pronti a chiamarlo. Questo è Pallonista 3.0, conclusione assolutamente poi l'uomo più desiderato sta per arrivare sul palco di Pallonista 3.0. Prendiamo il suo microfono, pochissimi sono i minuti che ci separano, mi raccomando, senza spingere. Ricordiamo, sono 4 le esibizioni di Ricky, rimarrà con noi per il party targato R101. Sale il volume, mi raccomando, un minuto e torno Matteo, c'è ancora il tempo di una maglietta, vai! Sia, su, sia. È uno dei DJ più famosi al mondo, il suo nome è David Guetta. La voce è quella straordinaria di Sia. Siamo al Pallonista 3.0. È summer party della radio dei grandi artisti. È summer party di R101. Tutti un urlo libero per il protagonista di questa sera. Tra poco qua con noi c'è Ricky. Non ho ben capito, sapete, ben compreso il messaggio anche. Ricky è qua dietro. Quindi tutti, com'è che fa? Un'unica energia, un unico sorriso, il vostro. Scherzo Davide, dai! Se ci siamo! La colonna sonora migliore questa sera. Grazie Matteo. Come fa? Ragazzi, rimanete con noi perché tra poco Matteo torna con gli scatoloni, con le navi di gadget, torna insieme a tanta roba. Grazie alla radio di aver mandato Matteo e Jerry. Ce l'hai una base musicale? Signori e signori, siamo assolutamente pronti. L'uomo che ha conquistato l'Italia, doppio disco di platino, disco più venduto nel 2017, gli occhi più belli del pop italiano. Signori e signori, parte una base musicale, lo stiamo chiamando sul palco, l'appuntamento più atteso, Pallonista 3.0. grazie per averci invitato, grazie al comune di Bellerice Marina, ma soprattutto grazie a tutti voi. Un'estate speciale, una notte speciale sotto le stelle, una stella sta per salire sul palco, mancano pochissimi istanti, abbiamo fatto la prova, signore e signori, sul palco l'uomo dei record, sono Bellerice Marina, sale Ricky. Grande Ricky! Ma che figata! Ricky! Vai, vai, vai. Ricky! Vendato, vai, vai, tutti! Ricky! 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 Ma che figata! Oggi è bellissimo! Ma è fighissimo! Pallonista 3.0, bella Reggia Marina, ormai è la località dei grandi eventi, grazie a tutto lo staff, grazie a te! Grazie, tu inizia, poi io arrivo! Ci siamo. Ah, quindi inizio io? Volete sentir cantare Ricky? Volete sentir Ricky?
Andy, sei un fenomeno. Te sei un fenomeno. Voi non lo sapete, ma noi abbiamo fatto degli storie insieme da una carica incredibile. Vai. Senti cosa mi stanno dedicando a me. Cosa stanno dedicando a te? Grazie, grazie, non me lo aspettavo. Però adesso ci si riprende alla grande. Vai, vai, io ti seguo. Come vuoi, quando vuoi. Ma se guarda, in Croazia ballavo, ho rubato una Polaroid, te la sai usare la Polaroid? No, sì, aspetta, sì, sì. Marco, tu che sei un fotografo bravo, riusciamo a fare un selfie con la Polaroid? Tra l'altro le magliette belle sono al merchandising ufficiale di Ricky, siccome sono passato io. Aspetta, di questa età devo fare. Siccome lui è troppo figo anche nelle magliette, allora io ho tutte le magliette, ho fatto i baffi, il neo, la cicatrice, ok? E nel retro si vede anche il pistolino picco. Allora, guarda che è più bello così. Un giorno diventerà brutto anche lui. Sì, ma c'è tu a farlo. Dai, vieni. So che non hai mai lavorato in vita tua, però vieni a farci un selfie con. Però illuminiamo anche il pubblico così, con la Polaroid. Cioè, io come mi metto? Sì, sì, sì. Tu dove? Come voglio, a caso. Sai che mi voglio di baciare. Allora, no, scusa. Sì. No, di là, il pubblico di là, capisco che non è facile qua. Per te. A me così. Non c'era uno sveglio da portare con te? Era quello più sveglio, c'era, capisci gli altri, pensa agli altri. Pensa alla crisi, sì, la crisi, esatto. Pensa Gianluca. Allora, illuminiamo il pubblico, alziamo le mani. Siccome l'ho già detto prima, questa la carichiamo, questa la carichiamo sui social di Ricky, facciamo vedere che c'è solo gente bella, tu ti nascondi. È vero, carichiamo proprio la Polaroid. Vai, la Polaroid. Come mi metto io? Come mi metto? Come tu vuole. Sei troppo. Io devo in qualsiasi posizione, te l'ho già detto ieri sera. Va bene. Vai.
Ah, è giusto, una lavagna. Aspetta, aspetta, aspetta. Non guardate il sedere a Ricky, ragazzi. Ma dal profumo anche, porca miseria. È l'unico che si dà il profumo. Va bene, a differenza tua. Vai, si continua, scusami, scusami. Ok, vai, vai, si continua. Che figata. Polo Est 3.0. Non so chi l'ho rubata questa, però. Tamarro. È tutto stupendo, no, però dura per sempre, poi dura per sempre. Ok, ci sono. Ok, vai, vai. Questo è un pezzo che si chiama Perdo le parole. Confondere lo zucchero al posto del sale, vivere di niente, che cosa ci porta foto di noi ad un selfie venuto male. La pioggia lunga e troppo quasi per stare, ed il tuo mondo vuole un altro ghiaccio caldo. Un piano ti addormenti, che poi ti porto dentro se vuoi, mentre ti sto a guardare. E dimmi qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più. Che la scena è perfetta se quando ti guardo è già tutto migliore. Perdo le parole e provo con gli occhi a dirmi ciò che non riesci quando al centro sei tu. Con i tuoi movimenti se quando capisco che esiste l'amore. Perdo le parole, alzi la radio quindi abbassi lo schienale. E il piazzo della scala sembra decollare. Ti porto le mani sugli occhi ed aspetto a parlare. Sì, ma non sbirciare. E spazio denso, spazio tempo e temporale. Le voci si ricorrono sulle vetrate. E da finire ancora quel film. Amore, tardi, stai qui. Se no ti spero di male. E dimmi qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più. Che la scena è perfetta se quando ti guardo è già tutto migliore. Perdo le parole e provo con gli occhi a dirmi ciò che non riesci quando al centro sei tu. Con i tuoi movimenti sei quando capisco che esiste l'amore. Perdo le parole. Guarda che bellissima, questa la devi pubblicare. La pubblichiamo. Guarda che bello. Se no la pubblichiamo davvero. Devo farti i baffi dopo. Sì, dove i baffi? La pubblico con i baffi. Allora facciamo tutti bene. Sei bellissimo. No, questo mi vergogno. Grazie. Sì. Sì. Grazie. Allora, adesso facciamo un pezzo proprio estivo che si chiama Balla con me. Aspetta che si balla. Però mi dovete aiutare qua. Cosa ti manca adesso che è estate? Luce intorno che va un po' più giù. Quando si balla tu
lasciati andare, prima piano, poi tanto di più. Parto che fa tardi, parti sulla spiaggia, sole che ci lascia, resto in mezzo all'acqua, vento in diagonale che cambia, torno uguale, la musica che sale, poi parla con me, e parla con me, e parla con me. Infinita, che non ti fermare, voglio ballare, voglio restare qui, se andate un secondo che passa, ogni momento è più bello, tu prova a scoprirmi, emozionarmi, dirmi amore, balla con me, voi. Ma cosa ti manca, stanotte perfetta, che si accende lì dove sei tu, ma dove si parla e sembra di stare prima in alto e poi sempre più su. Quanto ti fa tardi, parti sulla spiaggia, il sole che ci lascia, resti in mezzo all'acqua, dentro in diagonale che cambia, torno a guardare la musica che sale, poi il cuore che va. Dietro ballavamo io e Gianluca e... Com'è? Trasciati Andreas questo. Sì, sì. Ma proprio chiamiamo Andreas. Sì. Allora, io e te ci eravamo lasciati con una sfida che tu hai imbrogliato un po' di tempo fa. Qual è il salto che... Ma il salto l'ho fatto. No, hai fatto, cioè, sembra che hai saltato, cioè, l'ho detto in quella foto tutto truccato, sembra che salti più in alto, sembra che è più bello, in verità è... In verità no, infatti dobbiamo farla. Ok, allora, fotografi da questa parte, illuminiamo, cioè in verità avevo chiesto il sindaco, non so se c'è il sindaco, voleva sfidarti anche lui nel salto, però non so da quale parte... Allora, tutti l'avevamo fatta dove anche il pubblico saltava. Siete un po' stretti. Siete un po' tanti e un po' stretti. Facciamo una prova, cioè tipo 1, 2, 3, fa un saltino tutti insieme. Non saltano, non saltano. Allora, no, diceva. No, e loro saltiamo solo noi e loro fanno così. Allora, chi è che riesce a fare il salto? 1, 2, 3. Tutti, 1, 2 e 3. Allora, lui imbroglia che cerca di spingere e saltare più. Ok, ci riprendi. Ok, okay. Siamo pronti? Sì. 1, 2, 3. Sono venuto più. L'ho battuto, la pubblicheremo. Allora possiamo. Mi si è strappato il box. Va bene, dai, abbiamo un'altra esibizione, poi torniamo. La tua serata. Aspetta, non mi ricordo più però adesso. Ok, adesso c'è anche un finale.
Nudo, 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 nudo. Ma che nudo, ragazzi, no, che mi vergogno. Guarda la panza di Ricky nella foto. C'è, scusami, ma Ricky. Che panza c'è? Sì, no. C'è panza, c'è panza. Nella foto si vede la pancia, ma la cosa più brutta no, è il batuffolino che ha nell'ombelico. Si vede, questa la pubblichiamo. C'è c'è Photoshop, esiste Photoshop. Io non lo so usare, però. Vai. Gianluca, sei pagato per fare il serio, cosa bevi? Va bene, scusami. Ah. Scusate. No, però vabbè, un ritocchino qualcosa. Fatelo. Gigante. No. Ragazzi, questa. Ho vinto. Ma che hai vinto? Ho vinto! Cioè, allora, chiedo scusa. Ma guarda che è bellissima sta cosa. Ma no! Tra l'altro, si vede. Senti, senti loro che sono con me. Non dovevo. Mi emoziono. 201, ma Andrea, ma basta, Andrea Prada, basta, ha rotto le balle. Che carino, che sì. Dai, guarda tra l'altro comodi, tutti in piedi per me. Basta, aspetta, ma io l'ho letto questo, in realtà non sembra, ma io l'ho letto. Come? Non sei. Zozzona, c'è sempre una rapata alle transenne. Allora, vai! Non posso togliermi indietro, non vuole. Non si è fatto i peli. Aspetta che ce l'ho pochi qua. Ce li ha! L'ho visto nudo. Allora. Ok, quindi. Tutto, prima la tua voce che mi tocca più.
Che ti guardo perdo l'EFA perché ti luccicano con tre ciglio per... Cosa è arrivato un reggiseno? Prendiamo tutto prendiamo. No, riusciamo a torciare tutti, dai, facciamo un video, una foto bella. Torce, illuminiamo, vai con le ma che figata, torce, tu spegni le luci sul pubblico, torce. Dove è andato? Ah, qui. Sono qua, sorcio. Guarda, che figata. Ci siamo in diretta, Polo Est 3.0. Rimetti una base di Rio, una roba così, la cantano loro, facciamo un video. Esatto. Allora, ragazzi, ma non gliel'ho ancora detto lui, adesso lanciamo dal palco Ricky. Che poi si fanno figure di cacca quando succede, perché poi si spostano. Quindi, certo. Chi è che vorrebbe toccarti? Nessuno. Allora, torce, questo è Polo Est 3.0, vanno da una parte all'altra, una marea di luci, tutti con la voce. Ma corso quanto in braccio, fatto per le scale, per prendere lo zucchero al posto del sale, e ridere di niente che poi ti fa la di noi, tutto male. Tutti, vai! Polo Est 3.0, e la Regia Marina 2017. Io passi lo schienale e piazza della scala sembra decollare. Ti porto le mani sugli occhi ed aspetto a parlare fino a non schiacciare. Su spazio, mesi, spazio, tempo e temporale. Le gocce si rincorrono sulle vetrate. Hai da finire ancora così, amore, tardi, stai qui. Se no ti svelo il finale, vedi. Futuring con Andrea Prada nel disco nuovo. Allora, ufficialmente da parte della Renata io ti consegno la maglietta Polo Est 3.0 R101 da questa parte. Io voglio dire una cosa, grazie per ci siamo divertiti, ma è solamente l'inizio, conquisteremo il mondo. Lo dico da parte, mi metto di là, Ricky, faccio serio e poi torno a fare il centrone, da parte di una mamma che mi ha detto una cosa, sai perché è bello Ricky? Perché è un esempio positivo, anche per il gesto che hai fatto, a Matteo, eccetera, 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 eccetera.
Mi capita spesso di presentare tanti colleghi che sono dei cialtroni come me, non posso che dire grazie, vivo in ma questo momento di luce riflessa. Grazie. Grande, grande, Andrea. Grazie, grazie Andrea, Ricky. Grazie. Allora, wow. Sta per tornare il party di R101. È già pronto Matteo? Vieni sul palco, vieni, 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 vieni. Gli speaker di R101, il DJ. Ciao Matteo, ciao. Matteo ha i capelli finti come te. Chiaro, cioè dallo stesso parrucchiere finto. Esatto. Dei bastardi. Va bene, si parte con la festa. Grazie Ricky, rimarrà un po' con noi. Grazie e ti auguro il bene. Volevo fare una foto con te, Ricky. Aspetta. Vai. Io so cosa vuoi fare. Sì, perché mi sei avanti la chioma. No, mi ha scritto Briga l'altro giorno e mi ha detto fai una foto così e lo faccio. Vai, prendimi. Cosa ti prendo? Come fai con loro? Dai una leccata sulla testa. Un po' di grappa perché ho bevuto la grappa. Però non limonare come hai fatto con me ieri. Sì, no. No. È la cosa più brutta della mia vita, sappiatelo. Sì, va bene. Allora, si parte, la festa R101, lascio la regia a Jerry, la conduzione Matteo, grazie di essere grazie con noi. A voi, ragazzi. Signore e signori, è stato con noi Ricky! Grazie Ricky, grazie Davide, grazie Gianluca, grazie a tutto lo staff, grazie al comune di Villa Reggia Marina, Polvere 3.0, grazie al sindaco Cettarelli.